Ciao a tutti e bentornati. Spero come sempre che avete passato una bella settimana fino adesso e che state naturalmente tutti bene. Settimana scorsa vi ho fatto l'unboxing di uno dei due oggetti che mi sono presa da Louis Vuitton e oggi naturalmente vorrei mostrarvi la seconda cosa che mi sono presa da loro. Questa cosa qui l'ho vista un po' di tempo fa su internet da una di quelle persone che seguo anch'io su YouTube e che non mi perdo quasi mai un video e mi sono detta: oh, che bella cosa, non ce l'ho bisogno, però per quello non me la prendo. E dopo l'ho vista, l'ho rivista anche in giro così e mi sono detta: ah, mi piace veramente troppo. E quando sono andata a Parigi mi sono detta devo proprio prendermela. Ma direi non perdiamo troppo tempo a parlare di che cosa possa essere, ma andiamo e la spacchettiamo. Bene, allora, tiriamo fuori quello che c'è nella borsa. Come sempre la borsa la conoscete, non ve la mostro neanche più, questa qui di carta, visto che è ovvio di che cosa si tratta naturalmente. Adesso cerco di togliere naturalmente quello che c'è dentro. Allora, tolgo la borsa. Anche qui il fiocco c'era, io l'ho già tolto perché ormai l'ho spacchettata e volevo controllare com'era ancora la cosa che ho preso. Dopo vi racconterò di più, però in ogni caso per quello non vedete il nastro che di solito c'è sempre. Ve la rimostro anche qui così la scatola. Come sempre io le colleziono, per quello anche le porto via con me, cerco sempre di farcele stare anche in valigia naturalmente, perché senza io non posso essere. Trovo che faccia parte dell'acquisto di un oggetto o da... è uguale da chi si va a fare la spesa, trovo che ci vuole sempre una bella scatola. E adesso direi spacchettiamo quello che c'è dentro. La scatola la porto di qua, che è un po' più facile da aprire così per me. Come sempre la scatola ha la calamita, come vedete, che è una cosa che io adoro delle scatole di Louis Vuitton quando sono così grandi. Adoro anche quelle fatte a cassetto, come vi ho fatto vedere l'ultima volta, ma in ogni caso io sono innamorata di queste scatole, anche delle altre, ma soprattutto di queste qua di Louis Vuitton. E adesso apriamo qui la scatola e tada! Non è che si capisce tanto che cos'è, però si può un po', diciamo, indovinare di che cosa si tratta qua. Ecco qua, che tolgo. Qui la scatola la chiudo. Tanto anche questa qui la conoscete, direi. E mi sembra che sia ovvio che si tratti di una borsetta, naturalmente. Però adesso vi svelo anche quale. Ne ho già diverse di questo modello di Louis Vuitton, però è la prima di questo materiale, per quello spacchetto così che vedete. E, tada! Ecco qua la mia nuova borsetta, si tratta della Speedy 25 con la bandoulière, vuol dire con la tracolla, e questa qui è tutta in pelle. Le mie due, io ne ho in totale due, hanno tutte e due il canvas, vuol dire che non è proprio pelle, ma naturalmente sono meno delicate e anche quando piove veramente non devo preoccuparmi della borsetta. Questa qui però l'ho anche già usata quando pioveva, devo dire che di macchie non ne ha, per quello sono molto molto contenta perché era la mia più grande paura quando me la sono presa la borsetta. Ma adesso ve la mostro veloce. Dopo vi faccio ancora nella seconda parte del video vedere un po' più lentamente la borsetta naturalmente, così che anche potete guardarla. Ma a me piacciono molto i dettagli, per esempio un dettaglio che io adoro di questa borsetta è che la cerniera va giù qui da parte da tutti e due i lati. Naturalmente adoro anche che si può mettere la tracolla, ma che si possa anche togliere naturalmente. E all'inizio avevo paura per la grandezza, devo ammettere, però la grandezza la adoro, ci sta dentro tantissimo e per quello vi svelo anche già, in questo video non vi faccio vedere cosa ci sta tutto dentro nella mia borsetta, ma settimana prossima vi aspetto naturalmente con il video What's in my bag della Speedy 25, per quello
ritornate anche settimana prossima a guardare per favore i miei video, così che vedete cosa ci sta dentro tutto nella borsetta. Ma adesso direi anche la apriamo. Come sempre ha la doppia cerniera, qui anche aveva o ha il lucchetto, la borsetta. Io lo attacco sempre qua perché lo trovo bello da vedere, però dire il vero è pensato da mettere qui dove c'è la cerniera, ma io lo trovo così scomodo perché naturalmente quando voglio aprire la borsetta non ho voglia di andarmi a cercare le chiavi o così, o anche attaccarlo solo da una parte, non mi piace, lo trovo scomodo, per quello lo metto sempre qui. E direi adesso la apro, è anche molto facile da aprire. Qui ancora che vi mostro appunto che la cerniera va giù fino a qui, e ecco qua che vi mostro l'interno. Come ho già detto, dopo ve la mostro un po' meglio con l'altra parte del video. Allora, come vedete, qui c'è una tasca che ha anche la cerniera. E di qua c'è un'altra tasca, ma senza cerniera. Sono entrambe molto capienti. Quello che però devo ammettere, in questa tasca qui con la cerniera, come anche in quella senza cerniera, il borsellino di Louis Vuitton che ho io non ci sta, è troppo grande, quello purtroppo è così. Però visto che la borsetta ha in generale la cerniera per chiuderla completamente, a me non dà fastidio che non ci stia dentro in quel taschino laterale, visto che già così è ben protetto il borsellino dai ladri, diciamo. E adesso vi tolgo anche la tracolla, ma prima ve la faccio vedere ancora così all'interno. Ecco qua. Se vi chiedete cos'è questo astuccino qua che avete visto un paio di volte, qua dentro ci sono le chiavi per il lucchetto. Io le lascio sempre in borsetta, anche se appunto, come già detto, non le uso le chiavi, perché il lucchetto resta sempre qui davanti, dove appunto lo metto sempre all'inizio. La tracolla, anche lei appunto è tutto in pelle, come già detto, si può anche lei adattare nella lunghezza. In tutto abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 buchi per adattare la tracolla. E come sempre anche qui c'è il pezzettino per chiuderla bene, però devo ammettere che non tiene molto bene purtroppo. Vedremo se con il tempo tiene meglio, ma non penso, dubito, visto che di solito la pelle si lascia anche un po' andare. Ma quello fa niente. Dopo qui appunto la chiusura da entrambi i lati per poter mettere e togliere la tracolla. E questa qui naturalmente adesso la metto là, così che vi posso anche fare vedere come presenta la borsetta con la tracolla. E ecco qua come è. Questa borsetta la trovo ideale sia per il giorno che per la sera, visto che è elegante per anche andare fuori la sera a cena, naturalmente. E devo dire che è anche molto sportiva, vuol dire che se si è vestiti abbastanza sportivi o piuttosto casual, così, trovo che anche lei vada molto bene da abbinare e non è solo elegante, ecco. Però dipende sempre un po' di come si vuole usare la borsetta. Per me una borsetta bisogna poterla usare in tanti modi diversi, naturalmente. E se avete delle domande fatemelo sapere anche nei commenti, per favore, che vi rispondo molto molto volentieri. O se volete un video speciale della borsetta fatemelo anche sapere, naturalmente, che volentieri vi rispondo alle vostre domande, visto che mi fa sempre molto piacere parlare con voi. Una cosa che vorrei ancora raccontarvi di questa borsetta è che l'ho presa appunto insieme al foulard. Allora è lo stesso negozio come sono stata per il foulard, le ho prese anche insieme. Ero molto ma molto contenta del servizio di Louis Vuitton. Per chi non ha visto il video dell'ultima volta, vi lascio qui sopra ancora il link così che potete guardarlo. Breve, per chi appunto non ha visto il video, io la fila non l'ho dovuta fare all'esterno del negozio, ma ho potuto farla all'interno, così che potevo provare e guardare le cose che mi interessavano. E io ho provato questa borsetta qua, che era esposta. Ero anche tutta contenta perché ho potuto provarla con calma, senza avere la premura un po' della venditrice che ti dice allora le piace, la prende così, perché quelle lì sono cose che io proprio detesto in un negozio. Io voglio guardare le cose con calma. E quando poi le ho detto che la volevo,
Quella lì che era esposta, non so perché, era stata messa via di nuovo da uno che era anche lui lì impiegato da Louis Vuitton, e lei mi ha portato quella che era esposta. Io l'ho guardata, ho visto che aveva un difetto al manico, diciamo neanche difetto, era rovinata, la pelle era screpolata, era anche con dentro un taglio la pelle e proprio non era più bella la borsetta. Io gliel'ho detto che non la volevo quella borsetta lì perché era rovinata. Lei si è scusata veramente tantissimo da me che non se n'era accorta quando me l'ha data la borsetta, l'ha subito portata via e avevo fortuna perché per fortuna ne avevo un'altra in magazzino. È andata apposta a prenderla per me e quella borsa lì l'ha portata via del tutto visto che era rovinata e naturalmente nessuno ha voglia di comprare una borsa rovinata. In ogni caso l'ho trovato un ottimo servizio perché appunto non ha fatto storie la venditrice per cambiare la borsetta, che è una cosa che io ogni volta mi aspetto naturalmente, però purtroppo non tutti sono così e per quello ero super contenta che lei era così e che naturalmente si è anche data tanto da fare per andarmi a cercare l'ultima borsetta che avevano ancora in stock, perché anche lei ha ammesso che questa borsetta qui è molto ricercata e non ne hanno più tante. Passiamo alla seconda parte del video dove vi faccio vedere ancora appunto la borsetta dal di fuori e anche all'interno. Siamo già alla fine del video di oggi, spero che l'unboxing video vi sia piaciuto, se sì per favore datemi un like, fatemi anche sapere cosa ne pensate della borsetta, se anche voi l'avete già acquistata o se l'avete sulla vostra wishlist o se anche avete un'altra borsetta di Louis Vuitton che al momento avete voglia di comprare e aspettate il Natale per potervela comprare. Mi fa piacere in ogni caso sempre parlare con voi, per quello non posso dire abbastanza, scrivetemi anche nei commenti cosa ne pensate o che desideri avete e direi non facciamola troppo alla lunga, settimana prossima vi aspetto appunto con il video del What's in my bag della Speedy 25 di Louis Vuitton e per favore iscrivetevi anche al mio canale qui sotto se non l'avete già fatto e vi auguro ancora una buona settimana e alla prossima! Ciao a tutti!